Buongiorno e ben ritrovati nel mio canale. Se ti sei appena svegliato o sei appena tornato dal lavoro o anche dall'università e non hai ancora messo un dito a casa, facciamolo insieme, preparati. So quanto può essere difficile tenere casa sempre in ordine, ma se lo facciamo insieme è meno noioso. Spero che questi video possano incentivarti a fare anche il minimo indispensabile a casa, perché basta pochissimo per mantenere casa in ordine. Le faccende domestiche sembrano più difficili di quello che sono e possono occupare spazio nella nostra testa più grande di quello che serve. Insieme facciamo passo a passo per affrontare le faccende ogni giorno. Affrontiamo insieme i quattro punti principali per una casa pulita. Questi punti sono letto, bagno, cucina e bucato. Generalmente serve una pulizia profonda per ciascuno di questi spazi almeno una volta al mese, poi bastano i ritocchi. Io preferisco avere il bagno sempre molto pulito e quindi faccio ritocchi bisettimanali, dove vado ad applicare il prodotto e lo lascio ad agire fino a quando lo uso la prossima volta. Come avete visto, nel water ho messo il prodotto e l'ho lasciato ad agire al prossimo uso. Quando tiro lo sciacquone si lava e lo trovo sempre pulito. Oggi ho dedicato più cura al soggiorno, che come vedete dai divani, questi non li tocco da un paio di settimane. Sono andata a spolverare dappertutto, sono andata a sistemare i divani e ho passato pure l'aspirapolvere e poi ho passato l'aspirapolvere per terra. Non mi vedi a lavare i pavimenti perché ho un robot che va a lavare di sera mentre dormo. E vi ricordo che lo sporco e la polvere è una cosa inevitabile a casa mentre viviamo in quella casa lì. Capita a tutti noi. Basta avere sempre un programma di pulizia per casa per tenerla più organizzata e più pulita, per avere lo spazio di cui abbiamo bisogno. E bensì, ognuno di noi deve avere il suo programma per pulire casa. Se tu hai difficoltà a trovare il tuo programma, spero che questi video ti possano ispirare e aiutare. Niente, per oggi ho finito di pulire casa. Adesso è l'ora di pranzo. Preparato per me una bella insalatona e per i bambini le piadine con salmone, formaggio e avocado. Spero vi piacciono.